La Celentano è una delle insegnanti più discusse per quanto riguarda la scuola di Amici. Ma in pochissimi sono a conoscenza della malattia che le ha portato alcune brutte conseguenze. Una malattia invalidante con cui ha dovuto fare i conti. Aveva una fantastica carriera come ballerina, ma poi ha dovuto interrompere il suo sogno a causa di un problema fisico. Inizialmente si è accorta di avere dei dolori alle dita dei piedi. Non voleva smettere di ballare e ha continuato facendo finta di niente, sopportando il forte dolore ai piedi. Era convinta che con il tempo sarebbe passato tutto. Ma non è andata così e la situazione si è aggravata e per questo motivo è dovuta andare obbligatoriamente da uno specialista. Dopo vari accertamenti, le è stata diagnosticata la sindrome dell'alluce rigido, causata dagli sforzi effettuati con il ballo. E intervistata da Di Più TV ha spiegato: è un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e se curato in tempo non è grave. Io però l'ho trascurato ed è stato un grande errore. 3 anni fa sono arrivata al punto che se non mi imbottivo di antidolorifici non riuscivo nemmeno più a camminare. L'unica soluzione possibile è stata quella dell'intervento chirurgico per tutti e due i piedi. Adesso fortunatamente sta meglio, anche se ovviamente non potrà più avere i piedi come un tempo. Non potrà più ballare come un tempo e il suo sogno è stato interrotto. Ora può solo insegnare e aggiunge: la situazione è migliorata. Non ho più i dolori atroci che avevo un tempo, ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre. Non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata. Un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare. Ha dichiarato la Celentano, che ha aggiunto che non è stato facile affrontare dal punto di vista fisico e psicologico un cambiamento così drastico. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.